prendete un disponente, un fiduciario, dei guardiani e un beneficiario. Questi sono i protagonisti che possono dar vita ad un trust, ovvero ad un contratto nel quale la proprietà di un bene è trasferita da un disponente ad un soggetto fiduciario che lo gestisce, ma che non ne ha la piena disponibilità, dovendo esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro, detto appunto beneficiario. Dello stato e degli sviluppi di questo strumento giuridico se ne è parlato in un convegno che si è svolto presso la sede della FIGC in via Schiavoni ad Ancona, organizzato dalla Società Italiana Sviluppo e Impresa. Questo strumento, oltre chiaramente a effetti positivi fiscali, oltre alla non aggressività dei creditori, è molto più flessibile, molto più economico e fa raggiungere lo scopo che il disponente ha, sia quando lo costituisce o se vuole, se lo mette nel regolamento, quando modifica le sue intenzioni. Si dovesse fare un esempio, si pensa sempre all'ultimo, quello sulla morte di Pavarotti e tutto quello che ne è poi conseguito. Questo caso, che ha avuto rilevanza mondiale, ha dimostrato come il trust sia uno strumento di pacificazione legittimo, non uno strumento per, in questo caso specifico, frodare gli interessi degli eredi legittimi. Nell'ambito giuridico il trust è utilizzato in Italia ormai da una trentina d'anni, soprattutto in casi di riservatezza, tutela di minori o diversamente abili, tutela del patrimonio nelle successioni, forme di investimenti e vantaggi di natura fiscale. Il trust non ha mancato però di suscitare dubbi di legalità da parte della Guardia di Finanza. Questo rapporto tra privati infatti prevede un ampio margine di privacy e anonimato che può dare adito a usi impropri, vedi occultamento del reale beneficiario, il riciclaggio o l'evasione di imposte. Ora, il discorso del sospetto nasce perché molte legislazioni straniere, perché il trust è stato riconosciuto in Italia, perché dei soggetti italiani con beni in Italia e con beneficiari italiani possono anche regolamentare i loro rapporti con una legge straniera che prevede quella del trust. Questa è la, diciamo, stranezza per i non addetti ai lavori, perché sono 30 anni comunque che si fanno i trust in Italia. Sono previsti anche trust che non indichino i beneficiari finali. La legge italiana, che è cambiata con la finanziaria del 2007, parla di trust opachi, cioè l'opacità sta nel non identificare i beneficiari. È uno strumento che consente di bloccare questi beni, di non farli aggredire né dai creditori di chi li ha immessi e né dai creditori dei beneficiari. Dopo il testamento di Pavarotti, il trust anche nell'opinione pubblica normale ha avuto una diffusione notevole, però noi nelle Marche, già anche proprio con lo studio dell'avvocato Andreano, avevamo questa conoscenza un po' più approfondita rispetto ad altre parti d'Italia di questo istituto che in base a delle situazioni giuridiche che ci sono sembra tutelare maggiormente rispetto a altri istituti giuridici tradizionali. Qual è il problema fondamentale? È che c'è molto, ancora, penso, ma è da superare, la convinzione che il trust includa in sé una propensione all'illecito. Specialmente questa è una convinzione che c'era in chi quotidianamente lotta anche per il riciclaggio, per l'evasione fiscale in modo particolare. Se noi riusciamo a superare questa convinzione, se cioè il trust riesce a tutelare quelle situazioni giuridiche che hanno delle caratteristiche specifiche che gli istituti giuridici tradizionali non riescono a tutelare adeguatamente, e allora sicuramente ci sarà una diffusione. Ben vengano queste forme, questi nuovi istituti dovuti tante volte anche a una vivacità creativa di professionisti importanti per la riservatezza, per la tutela dei minori, la tutela delle persone, dei minori e delle persone diversamente abili, nella tutela delle procedure per le successioni, per la salvaguardia del patrimonio familiare, anche per attività di investimento, anche per attività pensionistiche che ci sono. Il trust si sviluppa su diversi schemi legali che variano tra l'altro a seconda delle legislazioni dei paesi europei. Un quadro di insieme ce lo traccia Norbert Ouedutruge della Société Générale, la seconda banca di Francia.
Il trust non è molto sviluppato in Francia perché l'amministrazione francese, fiscale specialmente, non voleva dare un sviluppo a questo schema. In Italia è molto più sviluppato, in Inghilterra per esempio è molto utilizzato perché ha costruito una separazione nella proprietà di una persona giuridica o fisica, per separare i beni dalla persona fisica a un trust. Quindi, secondo il paese, senza parlare della Germania o della Svizzera, si utilizza molto, diciamo, la base della fiducia fiduciaria e del trust, ma applicando le regole del paese dove si trova, diciamo, il cliente. Alla cena di gala conclusiva del convegno hanno partecipato tra gli altri gli avvocati Maurizio Barbieri e Michele Andreanu, il questore di Ancona Giorgio Iacobone, il dottor Mario Buffa, il dottor Gianni Giacobelli, il presidente della Conerubus Andrea Biecar, i rappresentanti della C Ancona e in particolare l'amministratore delegato Enrico Petocchi.